È un allenamento limite che non dovrei fare, ma è un test che mi ero prefissato e quindi lo provo. So solo che se riuscirò in qualche modo a portarlo a termine, sarò vicino al record del mondo alla fine di questo, si spera, di questo ciclo di allenamento di 3 mesi e mezzo. Questo è il test del primo mese. Riscaldamento 36 kg e 2. Quei due sono la parte più dura. Ora tocca cambiare, andiamo a 46 kg e 2. Non mi sento molto in forma oggi, in effetti. 46 kg e 2, 5 ripetizioni. Già sono toste così. Non credo di farcela oggi, non mi sento in forma. Non mi sento in forma. Posso puntare al record del mondo. Cioè, l'ultima volta ho chiuso a fatica 5 serie da 5 con 48 kg e dopo poco, pochissime settimane, ho fatto 66,2. Portare a termine 7 serie con questo carico equivale grosso modo a puntare a 70 kg. Puntare a 72 alla fine di questi 3 mesi. Quindi per l'anno prossimo dovrei fare il record del mondo. Sarà durissima. Mi concentro. Questa è la prima di 7 serie. Si spera. Sarà durissimissimissimo. Ragazzi, il cuore mi esplode. Ragazzi, mi gira la testa. Che razza di follia. Non ce la farò mai. Sono 50,2 kg sul bilanciere di Strict Curl. Equivalgono grosso modo a 70 kg nel car normale. È come fare un allenamento 7x5 di curl in piedi con 70 kg. Pesando, io 74,2 mi sono pesato poco fa. Insomma. Non so come farò. La quinta è stata pesantissima, il cuore è davvero affaticato. Terza serie pesante. Troppo troppo dura. Bevo un goccio d'acqua, scusatemi, ma è importante idratarsi. Quarta serie. Ah, il cuore si affatica tanto però. Ho il cuore che si affatica. Non siamo neanche a metà.
Che dite, ce la facciamo? Mancano 3 serie, ragazzi, il cuore a pezzi. Sto condividendo il mio allenamento clou, il più duro in assoluto, un test per il record del mondo. Mancano 3 serie. Mi devo concentrare, è importante rimanere concentrati sull'esercizio. Quindi ora mi concentro. Non mi sa che non li chiudiamo. Non credo di farcela. Non credo di farcela. Altre 2, ma era tutta, anche a livello cardiaco. In teoria, fossi razionale, mi dovrei fermare qua. Queste sono le 5 serie che devo confrontare con me stesso del passato. Ora, queste 2 mi possono dire se valgo 69 kg, se ne valgo 70 o no. Non ve lo so proprio dire. Diciamo che grosso modo 68 già adesso penso di valerli. Però dovrei trasformare, quindi non è che li potrei fare domani 68, per capirci. Però alla fine di questo ciclo di allenamento, che trasformerà il volume in massimale, perché poi ridurremo a un certo punto il volume, aumentiamo l'intensità, poi riduciamo entrambi, intensità e volume, e poi test del massimale, quindi si fa un po' così, no? Piramide, poi si scende e si picca. Si picca. A quel punto già adesso avrei 68 kg, se certo non facendosi male e continuando per 2 mesi ad allenarsi bene. Io però voglio puntare ai 70. 70 è qualcosa. A quel punto un chilo, ragazzi, un chilo in 6 mesi lo prendiamo, cioè se non mi faccio male a quel punto ce l'abbiamo. Ragazzi, stiamo grattando il fondo del barile. Mi gira la testa. Non so, forse è il caso di non farla l'ultima. Non so davvero se provarla. Questo è il picco della fase di volume. Cioè, nella fase di volume sto accumulando volutamente stress da allenamento in allenamento. Cioè, ogni allenamento affatica il successivo. In più sto accumulando tanto tanto volume nel range medio, cioè fra il 65 e il 75%, 76 del massimale, questo è il 76. Dopo di questo avrò una settimana più leggera, come intensità forse farò un solo allenamento all'80. Ci devo pensare, ma comunque se lo faccio è un allenamento a triple, quindi facilissimo. Riduco il recupero, ma non sarà quello a mettermi in crisi. E poi dalla settimana successiva si riduce un po' il volume. In ogni allenamento ci sarà una fase di ascesa, poi di discesa, con un picco che salirà sempre. Quindi inizieremo dall'83% del massimale, da lì si sale. Però sarà veramente facile, perché parliamo di una sola serie. Ma mia, mi faccio paura da solo, ragazzi, sono pompatissimo. Ultima. Wow! Wow! Wow, c'era l'ambulanza che passava fuori. Con l'ambulanza un pochino mi sono sentito più sicuro. Tricipite non l'ho allenato, è freddo, però il bicipite è caldissimo, raga. Ho fatto 7x5 con 5 di riscaldamento a 46, praticamente un 8x5. Mi guardo da solo, mamma mia. Questa è la copertina, oh.
Allora, facciamo un'altra copertina così. Ogni volta un tiro in più. Quindi iniziamo. Prima fatta. Sto facendole con la nuca alla colonna, così sono sicuro di non staccare nulla. Dobbiamo aggiungere un chilo, no? Andiamo a 52. Ok, questa è la singola più importante a livello tecnico dell'allenamento. Questa è la singola che mi cisse in testa il movimento corretto. Quindi l'ho fatta bene e anche a una velocità buona. È importante anche, non la velocità, ma l'accelerazione. Quindi partirò lento e accelererò. Facciamo un'altra. Ok, la prima non ero sicuro di aver tenuto la nuca a contatto. Ora l'allenamento è davvero finito. Abbiamo fatto un fuorigiri clamoroso. Non è un allenamento ottimale. Questo è un mio fuorigiri che mi serviva anche come test. Ne ho previsto uno al mese, quindi saranno due nel primo mesociclo. Li ho fatti, il 6x6 è questo. Uno nel secondo mesociclo. Quello di intensificazione sarà il 4x4 all'85, se ce l'avrò. E poi c'è il test del massimale. Quindi sono 4 test, però in 3 mesi e mezzo. Parliamo di meno del 10% di fuorigiri. Perché sono così gonfio? Considerate che quando siete forti riuscite a spremere davvero bene i muscoli, quindi anche avendo percentuali magari per un neofita non al limite, perché 76% non è al limite, ci potete anche fare un 7x5 all'80. La differenza è che io sto reclutando veramente una percentuale alta di muscolo, inviando impulsi ad altissima frequenza. Io credo realisticamente di valere oggi 68,2 kg, potendo trasformare questo volume in intensità, ovviamente facendo tutto bene, quindi potenzialmente penso che fra 3 mesi a oggi varrei 68 kg. La differenza qual è? È che in mezzo ci sarà una fase di intensificazione e in più adesso sono anche stanco, quindi farò una settimana di scarico. Il risultato potrebbe essere, se va bene, di arrivare a 70 kg o 69, quindi io immagino come obiettivo i 69 kg come, diciamo, l'obiettivo che mi renderebbe felice. Puntare ai 70 sarebbe un sogno.